tagliamo sul tappetino. Allora, iniziamo a respirare su e su, lentamente su e giù. La Giovanna non respira. Ah, ok. Su e giù. Ancora una volta su. Rimango con le braccia in alto, butto fuori l'aria, allargo le gambe, tiro e tiro, pian pianino, due, in alto, tre, quattro, cinque, sei, piego la gamba e alzo il braccio. Più in alto possibile, 7 e 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ritorno con le braccia su, avvicino ancora un pochettino i piedi. Questa volta facciamo uno squat, ma portando indietro le braccia e su. Piccolo lo squat, le braccia lasciatele andare morbide morbide, su e 2, su, 3, su, 4, ricordatevi, butto indietro il peso, 5, su, 6, su, 7, su, 8, su, ritorno giù e rimango, mani a terra, distanzo un pochettino più, di più le gambe, appoggio le mani sulle ginocchia. Da qui porto la spalla verso il ginocchio opposto. Spingo e torno. Piano piano, 2, torno. 3, torno. Sempre la stessa. 4, torno. 5, torno. 6, torno, 7, torno, 8, cambio parte, un, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, alterno, spingo, centro, spingo, centro, 2, centro, 2, centro, 3, centro, 3, centro, 4, 5, spingete con forza, 6, 7 e 8, ok, ritorno con giù le braccia, avvicino i piedi e ritorno su, ancora slanci, giù e su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8,
porto giù le braccia, qui. Ora faccio uno squat e mi giro, centro, su, squat, ginocchio e gomiti opposti, qui, su, tre, qui, e su, qua, qui, e su, cinque, qui, e su, sei, qui, e su, tremano un po' le gambe, ma non importa, sette, qui, su, otto, perché con l'allungamento c'è anche la tonificazione, qui, cambio parte, e su, due, twist, e su, tre, ricordatevi il peso indietro, su, quattro, twist, e su, cinque, twist, e su, sei, twist, e su, sette, twist, e su, otto, twist, la chicca soffre, scendo, appoggio le mani a terra, quattro zampe, da qui facciamo il gatto, quindi contraggo gli addominali, mento il petto e poi curviamo la schiena dalla parte opposta, ok? Quando curviamo la schiena dalla parte opposta però non schiacciamo la cervicale, la testa, guarda, noi guardiamo sempre il nostro tappetino, ok? Quindi vado. Quando faccio il gatto, butto fuori l'aria, quindi e inspiro curvando la schiena dalla parte opposta e vado, perché in questo modo lavoriamo anche con gli addominali, e inspiro, e vado ancora, gatto, e quando faccio il gatto, oltre a curvare la parte lombare, cerchiamo di curvare anche la parte dorsale, quindi spingete in alto anche con le scapole e poi in curvo. E in questo caso dovete spingere in basso anche la parte dorsale, ok? Quindi in alto tutto e in basso tutto. L'ultima volta. Su. Giù. E ritorno neutra. Da qui appoggio i piedi a terra, salgo e spingo indietro. E ritorno quattro zampe. Quando ritorno quattro zampe, tenete pian piano, appoggiatevi pian piano, di modo che lavorate anche con gli addominali. Ok? Andiamo da qui. Stacco pian piano, su e spingo indietro, torno e piego pian pianino, vado su, indietro, torno, pian pianino, e tre, indietro, torno,
pian pianino, 4 indietro, torno pian pianino, 5 indietro, torno pian pianino, 6 indietro, torno pian pianino, 7 indietro, torno pian pianino, 8 indietro, rimango. Siete ben stabili? Siete stabili? Sì. Da qui piego un ginocchio e alterno. Piego, ricordatevi di spingere indietro il tallone, dietro, dietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi fermo con tutte e due, spingo, spingo, spingo e torno a terra, giù. Da qui, cobra. Come va? Benissimo. Devo mettere la carta vetra sotto, così il pacchettino non si sposta. Su. E scendo. Allora, braccia lunghe di fronte a noi, da qui distanze più, il più possibile, mani dai piedi e Superman. Non schiacciate la cervicale, testa bassa, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Appoggio, mani vicino alle spalle, mi siedo in ginocchio e cambio la curva della schiena. Fronte al pavimento, ritorno giù piano piano. Questa volta lavoriamo incrociando mano e gamba, quindi su una e sull'altra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio, mani vicino alle spalle, torno indietro e allungo. Ritorno giù e vado su una, sull'altra. In diagonale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mani vicino alle spalle e cambio curva alla colonna. E ritorno giù l'ultima volta. L'ultima volta Superman con tutte e due. Su. 1, 2, 3. Distanziate il più possibile le mani dai piedi,
se no non volate. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Giù, mani vicino alle spalle, cambio curva alla colonna. Da qui, quattro zampe, allargo un pochettino le gambe, porto il braccio tra l'altro braccio e la gamba, in questo modo appoggiando la spalla a terra e mantenendo l'avambraccio in appoggio perpendicolare al terreno. Ok, salgo e cambio, giù, salgo, questa volta avvicino le gambe e faccio la stessa cosa ma mantenendo entrambe le braccia ferme, spostandomi con le gambe un lato e giù. Salgo, cambio e scendo. Ricordatevi di mantenere l'avambraccio perpendicolare al terreno, bello alto. Salgo e qui ritorno con la fronte al pavimento, mi allungo nuovamente a terra, braccia di fronte a noi. Allora salgo con una gamba, mantengo le braccia a terra e appoggio la punta dalla parte opposta. Alto il ginocchio, alto il ginocchio, salgo e cambiamo. L'Alessandro la fa bene questa. Salgo, è lo scorpione. E scendo ancora sulla gamba, piego e punto a terra. Beh, ma non importa arrivarci adesso, va bene alla fine. Ancora su, l'ultima volta, salgo e cambio. E qui, ora rilassate, piego una gamba portando il tallone al gluteo, prendo con la manina e fin qui direte che problema c'è? Nessuno, ma dobbiamo alzare il ginocchio da terra, alzare il ginocchio da terra. Non inarcate la schiena rimane giù, è il ginocchio che sale su. Scendo e cambio, si deve far male. Cambio, iniziamo portando il tallone al gluteo, la Eva già su. E su. Lì denota una seconda vita da contorsionista. E scendo. Ok, sempre mani alle spalle. Salgo
e in arco la schiena dalla parte opposta, fronte al pavimento. Porto le mani ancora verso le spalle e con la forza delle braccia sollevo la schiena, mi siedo sui piedi, talloni a terra, mento al petto, pian piano mi sollevo e srotolo la colonna, giro le spalle, come va? Respiro in su e giù, ma non abbiamo finito, manca un pezzettino, e giù, passo da gigante in avanti, tallone della gamba dietro appoggiato a terra, okay. Sposto il peso all'indietro, piego la gamba e allungo, appoggio il piede e cambio il peso, ancora un passaggio. Sentite allungare dietro dietro, sì. Ancora un passaggio, quindi sposto il peso, piego e allungo. Ok. Piedi vicini, srotolo la colonna. Giro le spalle, respiro nessuno. E ancora uno, su, giù, passo in avanti da gigante, allungo. Ci siamo, eh? Sposto il peso all'indietro e giù. Piede a terra, passo da gigante, sposto il peso, dietro, giù. Appoggio la mano a terra, avvicino i piedi, srotolo la colonna, spalle, respirone su, giù, l'ultimo, su, e fuori tutto,